Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, la visita ieri è andata bene. Mi hanno solo detto che dopo l'allattamento, appena finisco di allattare, devo rifare un'altra ecografia per vedere come va. Niente, stamattina l'hanno svegliata loro presto. L'ho riaddormentata, l'hanno risvegliata. Non si riaddormentava. Smetti, l'amore mio, ti prego un attimo. Non si riaddormentava. Scusate che vi faccio vedere un attimo il soffitto. Non si riaddormentava. E allora sono scesa giù. Sono scesa giù, dato da mangiare a tutti, li ho fatti uscire, bla bla bla, tutto questo con Ariel che urlava tutto il tempo. Urlava tutto il tempo e, amore mio, calmati, calmati. Niente, aveva sonno. Risalgo sopra, la riaddormento, dorme per mezz'ora, riabbaiano, la risvegliano. Non vuole dormire di nuovo. Scendo giù. Di nuovo lei che urla tutto il tempo perché è nervosa. Risalgo. Ok, questo è quanto. Quindi niente. Il solito incubo. È il solito incubo. Sostanzialmente non migliora la situazione perché purtroppo ho provato a seguire alcuni suggerimenti che mi avete dato, ma non ce la fare. Lei è tutto il tempo così perché è un po' esaurita perché non la fanno dormire. Comunque, forse ho trovato casa per Cruella e domani parto. Mi porto o Uncino o Eva. Sono indecisa fino all'ultimo. E starà se mi porto Uncino starà con mia mamma, se mi porto Eva starà con la cugina di mia mamma, perché l'obiettivo poi è portarli tutti e due, quindi l'indecisione è solo chi prima e chi dopo, quindi non lo so, speriamo bene. Comunque una settimana ci sarà solo un cane e quindi almeno stacco un po'. È brutto da dire, però ho bisogno di una pausa da loro perché, cioè, veramente, io sto passando tutto il tempo che posso con la bambina e i cani assieme. Ma poi, quando la devo addormentare, a parte che tipo ieri, per dire, è venuta Emma in camera perché Emma riesce a uscire dalle sbarrette, è venuta Emma in camera e tipo faceva tutto il tempo così come un maialino, poi non so, faceva altri rumori che non mi ricordo. È svegliata così, quindi vabbè, magari mia figlia ha il sonno anche leggero, però quando loro abbaiano come i pazzi ci sta che la sveglino. Niente, sono morta, sono stanca, non ce la faccio più, ho bisogno di riposarmi. Niente, raga. Allora, mi avete chiesto, ho visto un commento quando ci fai vedere i Crazy Cigui. In realtà ieri ci avevo quasi provato, però poi non sono riuscita più. Comunque, prima di partire spero di farveli vedere, altrimenti quando torno da Palermo comunque ve li faccio vedere. Allora, piccola aggiunta, vediamo se riesco ad appiccicarcela al video prima di pubblicarlo. E niente, allora, ho letto un commento molto molto lungo, dove comunque si capisce che è una persona comunque che mi segue e che non ha messo questo commento per cattiveria. Però sicuramente non sarà l'unica a pensare che io comunque ho smesso di allevare. Allora, quando ho pubblicato il primo video, cioè ero lì che dicevo che volevo dar via tutti, bla 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 bla. Poi manco 5 minuti dopo mi ero calmata, ho fatto un altro video. Ma comunque il punto non è questo, il punto è che non rinuncio né all'allevamento né questo canale non parlerà più di chihuahua, di cani. Allora, piccola precisazione, perché il canale non è nato come canale cinofilo. Per rispondere a questo commento e in generale chi magari
immagina questo. Allora, il canale non è nato come canale cinofilo, è nato come un mio diario dove condividevo tutti gli argomenti che mi interessavano, compreso la legge dell'attrazione. Boh, ora in questo momento non ricordo, però i capelli, poi facevo anche video sui capelli. È nato come conigli, però poi per tanto tempo non ho più postato video. Quando l'ho ripreso in mano, ho detto che avrei condiviso tutte le cose che mi piacevano, ci ho condiviso anche dei vlog dove parlavo del mio matrimonio, quindi è un canale in realtà molto così libero, aperto. E, però sì, una delle mie più grandi passioni, cioè la mia passione più grande alla fine, sono i Chihuahua da quando avevo 13 anni, 11 anni cani in generale, 13 anni Chihuahua. E quindi sì, principalmente erano i cani. Questo canale principalmente c'erano i cani. E ci sta che la maggior parte delle persone che mi seguono sono interessate a quell'argomento là. Ma il canale non è nato per quello e il canale non muore, diciamo, la parte cucciolosa dedicata all'allevamento, ai chihuahua, eccetera. L'ho già detto, però lo torno a ripetere. Non rinuncio al mio sogno. Non, cioè, io ho già la prossima serie in mente, cosa fare e riguarda i cani, non chihuahua in generale, ma cani in generale. E so già la prossima serie cos'è, non vi spoilerò perché non voglio che nessuno mi ruba l'idea, che non si sa mai chi guarda il video, no? Quindi, niente, questo è quanto. Io sono distrutta oggi posso dire che non so come sto in piedi, mi sento proprio stanca, stanca, stanca. Ci tenevo perché comunque lo avevo già detto, però comunque ci sta che sono cose che sfuggono e quindi volevo precisare. Metto un bacione e ci vediamo al prossimo video.